Prego. Vado io? Vai. Radu Dragusin, tanto partiamo dalla giornata di oggi. Genoa e territorio, un legame sempre più forte. Quanto è bello anche, quanto sono belli anche per voi, per sentire il calore dei tifosi questi eventi? No, come ho detto prima, i tifosi per noi sono una cosa molto importante, perché quando magari loro sono sempre per noi, quando le cose magari non vanno bene o a favore nostro. Di questa serata, una serata bellissima che abbiamo potuto di vedere tutti i nostri sponsor anche dal vivo, vedere le persone che sono dietro di noi sempre e ci sostengono qualsiasi cosa che va. E contro Cagliari, appunto, tanti tifosi, più di 25.000 a Marassi, peccato solo per lo 0-0, per il gol che non è arrivato, perché comunque, l'ho detto anche il mister più di una volta, la prestazione c'è stata, è mancata soltanto la rete. Ma sì, la partita con il Cagliari, come le altre partite, una volta che l'hai giocata rimani in passato, tu già pensi alla prossima, devi preparare al meglio la prossima e provare a vincere. Che gruppo si sta formando? Dico la verità, è un gruppo molto giovane, con tanta energia, che si mette sempre a disposizione del mister, che vuole sempre migliorare in campo e dare tutto per il Genoa. In trasferta siete andati meglio finora che in casa. Adesso ci sono due partite lontano dal Ferraris. Vi aspettate di poter dare uno strappo, uno sprint al vostro campionato? Sì, comunque si sa che le partite in trasferta magari sono un po' più scomode, diciamo, che non giochi a casa, non sei con i tuoi tifosi, però sinceramente noi quando giochiamo in trasferta, visto i tifosi che ci seguono, ci sentiamo sempre a casa, perché fanno un'atmosfera incredibile e poi non puoi dare ancora di più di 100% per i tuoi tifosi che fanno centinaia di chilometri per venire a sostenerci. Com'è lavorare con Blessing? Cosa vi chiede durante gli allenamenti anche in partita? No, Mr. Blessing, ormai da quasi 3 mesi siamo insieme io, poi il resto della squadra lo conosce anche prima. Si lavora molto bene, ha le idee delle sue molto chiare e noi proviamo di metterle sempre in campo.